Ciao a tutti amici, oggi andiamo ad assaggiare la nostra prima birra. La nostra prima birra è una lager, la marca del kit da cui è uscita fuori questa lager è la Finlandia. Noi abbiamo inserito 1 chilogrammo di zucchero, come potete ben vedere nei video precedenti a questo, nei video dove passo passo abbiamo spiegato, ci siamo, come dire, incontrati nella creazione di questa birra. La birra è stata prodotta, quindi è stata fatta la cotta, tra virgolette, il 16 aprile, che cotta non è, ma comunque è stato versato, quindi il kit insieme all'acqua, insieme allo zucchero, insieme al lievito nel fermentatore il 16 aprile, e tutto poi è stato imbottigliato il 30 aprile, quindi con 14 giorni di fermentazione totale e con un travaso a 7 giorni e un travaso il giorno stesso dell'imbottigliamento. Avevamo un OG di 1045, un FG di 1005, quindi sostanzialmente applicando la formula per il calcolo teorico del grado alcolico della birra, mi esce fuori che la birra sarà all'incirca 5,36 con le dovute correzioni, col dovuto beneficio del dubbio. Quindi adesso procediamo ad assaggiare la birra. Intanto, una volta versata la birra all'interno del bicchiere, devo notare che dipendentemente dal tipo di bicchiere che si usa e anche dalla bottiglia che ci apprestiamo a stappare, si forma una quantità di schiuma più o meno grande, che però tende in alcune volte a scomparire all'incirca in 4-5 secondi, quindi la schiuma ha una permanenza praticamente nulla. Della schiuma devo annoverare il fatto che abbia bolle medio-grandi, mentre del colore della birra dobbiamo realmente annotare che il colorito è veramente limpido, limpidissimo, quindi giallo pallido, limpidissimo, e nessuna velatura è presente se non che quella riportata dal fatto che la birra sia fredda e sia stata servita in un bicchiere che fa condensa. All'olfatto devo dire che già assaggiando questa birra sono passati quasi 4 mesi, sono passati sì 4 mesi, e dà sempre quel sentore che immaginavo le prime volte fosse di birra immatura. In realtà no, è l'odore tipico che lascia questo tipo di hit. Sia questo kit, sia come il kit della Bitter, sempre della stessa famiglia, o il kit della Winterbirra, hanno sia all'odore sia al retrogusto poi più o meno lo stesso aroma. Per quanto riguarda invece realmente al gusto devo dire che la birra molto fredda si presenta veramente molto bene in bocca, però il fatto stesso che abbia un OG finale, quindi sostanzialmente un FG di 1005, la rende veramente molto bevedina, praticamente ha la stessa densità quasi dell'acqua e quindi scende che è un piacere. L'amaro che si presenta in bocca, c'è da dire intanto che io non sono un degustatore di birre, non è la prima birra che mi accingo a commentare, quindi farò moltissimi errori in questa descrizione. Però l'amaro è poco persistente ed credo sia stato tutto dato dal luppolo usato, tra l'altro luppolo che non viene specificato nella confezione che contiene un estratto di malto sempre non specificato. Quindi l'unica indicazione che abbiamo è il fatto che sia una lager. Al gusto realmente molto fredda non dispiace, ma purtroppo non è dissimile dalle birre commerciali di fascia medio-bassa che si trovano comunque al supermercato. Unica nota a favore è il fatto che realmente, essendo una birra viva, nel fondo della bottiglia troviamo i nostri lieviti che però sono molto generici, quindi non lasciano un grandissimo profumo, se non che un po' di odore di pane. In fin dei conti, però, la birra sembra buona. Io personalmente non è nel mio stile la lager, non è una delle birre che apprezzo di più, però alcune persone a cui l'ho fatta assaggiare hanno, come dire, approvato questo tipo di birra, seppur noi tre che l'abbiamo brassata, tra virgolette, non siamo rimasti soddisfatti appieno.
Questo è, dal questo punto di vista, questa nostra considerazione è realmente, forse uno dei punti a favore che possiamo riscontrare in questo caso, perché ciò ci ha spinto sempre a provare nuove tipologie diverse di birre e a migliorare sempre i kit. Già nel secondo kit che abbiamo utilizzato abbiamo cambiato lo zucchero, abbiamo messo zucchero candito. Nel terzo kit invece che abbiamo utilizzato abbiamo realmente stravolto completamente la natura del kit per creare una birra realmente molto molto diversa da quella che in teoria doveva uscire fuori. Il retrogusto che lascia questa birra, poi assaporandola, è praticamente lo stesso dell'amaro. Piacevole in bocca, piacevole. Sinceramente l'ho anche assaggiata durante i pasti con una bella pizza e l'accompagna molto molto bene. I difetti che ritroviamo sono per l'appunto la carbonazione, che sinceramente penso sia un po' troppo bassa per questo stile di birra, e la schiuma, che praticamente è inesistente nel bicchiere dopo qualche minuto, non è, la birra non si presenta dissimile da un tè, annacquato al colore, se non fosse realmente per l'odore. Altri difetti che possiamo che posso commentare sono realmente il fatto che l'utilizzo di un lievito così poco specifico a una temperatura consigliata, cioè tra 20 e 26 gradi, così elevata, non rende realmente bene per una lager. Essenzialmente quello che abbiamo prodotto non è una lager. La lager dovrebbe quindi, soltanto in linea teorica, andare a fermentare a una temperatura molto più bassa, inferiore più o meno ai 15 gradi, e in questo caso è una lager a alta fermentazione. Stiamo completamente stravolgendo il mondo delle lager, perché con lager si intende birra a bassa fermentazione. In questo caso tra 20 e 26 gradi, e fermentando in 2 settimane, realmente abbiamo fatto una ale, una birra ad alta fermentazione. È stata concepita così con il kit, un primo approccio all'hobby Cateringo Brassicolo con il kit. Non è da disdegnare da questa marca Finlandia, però questo spinge molto l'homebrewer a passare poi successivamente ai metodi E+G e poi all grain direttamente. Personalmente, sia io che i miei amici siamo stati molto spinti da questa prima birra, sia dal fatto che siamo rimasti, come si dice, sia delusi che entusiasti, nel senso entusiasti per aver avuto questo primo approccio all'interno del mondo della birra, e delusi per il fatto che realmente ci aspettavamo qualcosa di molto molto migliore. Tutto sommato, però, un'ottima birra. È già terminata questa birra, praticamente me ne resta soltanto una, oltre a questa che ho stappato oggi. E sinceramente penso che comunque la stapperò presto, perché questo tipo di birra non può stare moltissimo all'interno della nostra cantina. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!